Un minuto con Padre Pio da Pietrelcina, dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Foggia Sant'Anna, dalla cappella dedicata alla Madonna Immacolata. Beh, perché quest'oggi vogliamo raccontarvi un episodio che riguarda la storia di Padre Pio dopo la sua morte. Era il 3 maggio del 1972 quando la Conferenza Episcopale della Polonia, formata da due cardinali e 42 vescovi, nel santuario di Częstochowa della Madonna Nera di Jasna Góra, scrisse una lettera importante per la storia della causa di Padre Pio da Pietrelcina. Si tratta di una lettera postulatoria inviata al Santo Padre, Papa Paolo VI, affinché egli, è scritto, si degni di dare il nil obstat per l'introduzione della causa di Padre Pio da Pietrelcina. Era quella giornata importante, proprio ai piedi del quadro della Madonna Nera. Alcuni di noi, scrivono i vescovi e questi due cardinali, hanno visto con i propri occhi Padre Pio da Pietrelcina e il suo apostolato. Altri hanno attinto a delle notizie da coloro che lo vedevano, lo ascoltavano, gli scrivevano. Tutti noi siamo persuasi della santità di vita di questo frate minore cappuccino e della sua speciale missione nella Chiesa, scrivevano i vescovi polacchi. Uno dei due cardinali era il metropolita di Cracovia, Karol Wojtyla, che poi diventerà Giovanni Paolo II. Era stato proprio lui uno di questi vescovi che incontrarono Padre Pio. Infatti il cardinale incontrò Padre Pio nel 1948, lo aveva visto con i propri occhi. Allora noi dobbiamo anche ritenere che gran parte dei contenuti di questa lettera postulatoria siano proprio da attribuire al cardinale di Cracovia, il Papa che poi lo proclamerà prima beato e poi santo.